Intanto il Comune di Pisa ha preso parte a Barcellona al congresso mondiale delle Smart Cities e ha portato il progetto della ciclopista del trammino. Abbiamo rappresentato Pisa insieme a tante città europee, Madrid, Oslo, Tolosa, e abbiamo raccontato il nostro progetto del ciclopista del trammino. Molte persone sono venute a chiederci come abbiamo fatto a realizzarlo, ma soprattutto qual è stata l'idea che c'era dietro. E noi abbiamo avuto la possibilità di dire quanti cittadini stanno usufruendo di questa infrastruttura, quanto sono felici di farlo e spesso anche quanto uno degli incentivi è quello di non attraversare il traffico e di metterci addirittura un tempo inferiore rispetto a quello che ci metterebbero andando in macchina. C'era anche Pisa al Congresso Mondiale delle Smart City a Barcellona, dove città da tutto il mondo espongono le ultime novità tecnologiche. A rappresentare Pisa, che è stata selezionata con il progetto della ciclopista del Trammino tra le prime 7 città in Europa, c'erano l'assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa e il presidente di Pisamo Andrea Bottone. Essere qui è un motivo di grande soddisfazione e con un pizzico d'orgoglio posso rappresentare che quello che è stato realizzato nel recente passato ci qualifica e ci ha dato modo di rappresentare al meglio la nostra città, una città fatta di eccellenze, ma anche di tanti lavori, tanto impegno.